A Teramo cresce la rabbia e la delusione da parte degli insegnanti e degli studenti dell'istituto professionale Ipsia Marino, la cui sede ricordiamo inagibile dal 2016 a causa del sisma. Questo perché ad oggi l'istituto, sito in via Marino, non ha ricevuto nessun finanziamento per l'adeguamento sismico, né è stata inserita nell'ordinanza Teramo Bis e nella quale figurano tre scuole superiori della città, liceo artistico Montauti, ITC Comi e ITCP Pascal. Una condizione non più sostenibile, visto che i docenti e gli alunni vivono oramai da 5 anni una condizione di precarietà totale a causa dei continui spostamenti. Noi siamo arrabbiati perché quest'anno, dopo 5 anni, la provincia continua a farci delle proposte che poi non hanno un termine, non hanno un fine. Abbiamo avuto una riunione in provincia il 13 di agosto dove il liceo scientifico ci dovrebbe cedere delle aule, ma non ce le può cedere perché non ha dove mettere i propri alunni. Il liceo Milli rivuole le proprie aule dove noi in questo momento abbiamo delle aule occupate, quindi i nostri alunni, gli alunni dell'IP Marino, quest'anno a settembre, come ogni anno, si ritrovano a elemosinare delle aule dove poter far lezione. Gli alunni si ritrovano a elemosinare delle aule e dei laboratori che non possono utilizzare da circa 5 anni e i docenti cercano di poter esercitare il proprio lavoro in aule decente. In questi anni dalla provincia ci sono state date a ripiego, rimandando anno dopo anno delle aule che non avevano neanche le finestre per poter guardare fuori, adesso è ora di dire basta. Non vorrei che fosse considerata una scuola di serie B, perché forse in questa scuola ci sono pochi figli di papà rispetto alle altre scuole dove magari hanno anche una protezione dei genitori. Questa scuola che fornisce risorse umane a tutta l'industria teramana della provincia, i ragazzi hanno già il lavoro prima di essere diplomati, la richiesta è superiore all'offerta, quindi una scuola che va potenziata, va tenuta come un gioiello perché offre tanto tanto lavoro ai ragazzi, soprattutto in questo periodo dove si dice di dover fare la lotta alla disoccupazione. Non abbiamo le aule, quindi o siamo costretti ad andare in DAD oppure, ancor peggio, fare i rientri pomeridiani. Dei ragazzi come noi a questa età dire che il pomeriggio bisogna andare a scuola è ben pesante, ma specialmente i ragazzi del Marino, che da quando non hanno più una scuola sono stati messi prima nei nostri laboratori, poi sono stati spostati all'Einstein e ancor peggio sono andati anche al Milli delle classi, quindi dei ragazzi come noi che vengono dai comuni fuori la mattina a venire a scuola e non sapere dove andare è proprio una presa in giro.